Lunedì 20 dicembre, a Torino, la Fondazione Benvenuti in Italia, guidata da Davide Mattiello, ha organizzato un incontro con Piero Fassino, candidato della città di Torino, allo scopo di affrontare con un autorevole candidato alle primarie del Partito Democratico un primissimo dibattito su temi cari alla città. Le municipalizzate e con esse la grande questione dell'acqua pubblica, il rinnovo dell'amministrazione e della classe politica, il debito della città e la grande questione nazionale di Mirafiori. Non si è sottratto al dibattito Piero Fassino, rispondendo con un lungo intervento alle questioni poste da Diego Sarno, assessore a Nichelino, 30 anni e un curriculum notevolissimo in ACMOS, da Michele Curto, rappresentante di Terra del Fuoco, associazione da anni impegnata nel sociale soprattutto sul versante dell'integrazione, e da molti altri esponenti di tantissime associazioni. Non un pubblico facile, quello dei centinaio di intervenuti al dibattito, che fa dell'impegno quotidiano e volontario in una sterminata serie di iniziative sociali il proprio principale strumento di azione per il cambiamento della società. Completa l'apertura di Fassino alle istanze delle tante associazioni presenti, alle quali ha garantito che una parte del programma amministrativo sarà dedicata proprio alle questioni affrontate durante la serata. Sì, è stato un incontro ricco di spunti, di idee, di suggestioni, di proposte, a me molto utile per capire le domande, le aspettative, i bisogni che vengono dalla città e soprattutto da chi, come in questo caso, vive ogni giorno un'esperienza di forte impegno sociale. E io penso che il dovere della politica sia quello di mettersi in una posizione di ascolto della società, raccogliere le ansie, le aspettative, le domande e tradurle in un progetto, in una proposta che sia capace di dare concrete risposte alle aspettative dei cittadini. Questa sera qui abbiamo fatto un pezzo del programma per il futuro di Torino e da questa serata io tratto molti spunti utili che intendo valorizzare nel programma e nel progetto per Torino che presenterò agli elettori.